Ciao ciao, oggi volevo farvi vedere l'aggiornamento del mio progetto City by Santa che ho cominciato qualche mese fa con il gruppo Project Pan Italia qua su Facebook. Allora, scusatemi per la voce, per il raffreddore, ho fatto la vaccinazione contro il coronavirus da poco, quindi la terza dose sta ancora agendo. Però vi farò vedere prima di tutto Hall of Fame, i prodotti, diciamo, che ho finito completamente, anche se non speravo. Allora, questo blush di Wet n Wild non aveva neanche il buco e guardate come l'ho ridotto. Questo è Apricot in the Middle. In 3 mesi era finito. Era un brush molto polveroso, poco pigmentato, dovevo applicarlo sulla BB cream e dopo mettere la cipria, se no non si vedeva sul viso. Insomma, un blush un pochino così cos'ha. Poi vi ho fatto vedere nel progetto questo ombretto che ho finito forse in un mese, della marca Smile cinese. E questo ombretto aveva un colore bellissimo, era un arancione marrone, diciamo. Lo applicavo sia sulle sopracciglia che sulle palpebre. Mi faceva un bellissimo effetto perché ho capelli rossi. Forse non si vede adesso con queste luci, però sono rosse di capelli. E l'ho finito molto velocemente. Poi c'era questa cipria che si chiama Strobing Highlighter di Essence. E su questa cipria, anche come con questo blush, volevo solo toccare il fondo. Il problema è che l'ho finito completamente. È ora un prodotto molto buono. Purtroppo Essence, come al solito, toglie dalla produzione un sacco di prodotti e ne mette nuovi. Però questa cipria qua mi è rimasta nel cuore. Era la seconda che compravo. Dava un effetto illuminante, tipo mette luci di Guerlain. Mi è piaciuta. Poi ho finito un rossetto che si chiamava Down Girl di questa collezione di Lucky Find di Amazon. Questo è un altro rossetto della stessa collezione, vi volevo solo far vedere la confezione. Erano 4 ml di prodotto. Non era facile da finire, però l'ho finito. E poi ci sono due prodotti che non ho finito, però sui quali ho fatto tantissimi progressi. Per esempio, questo sticker shadow di Kiko che alternavo con la base di ombretti al verde. Allora, questo sticker shadow, come vedete, ce n'è rimasto pochissimo. È molto nuovo. L'ho comprato forse da un anno. Per la mia collezione è molto nuovo perché compro pochissimi prodotti adesso. E in 6 mesi è arrivato a questo stato. Allora, secondo me, in prossimi 2 mesi lo finirò e vi farò vedere nei prodotti finiti dell'anno prossimo, nei trucchi finiti dell'anno prossimo. Allora, questo è un blush di NYX Cosmetics Blush Garden, nel colore Stato dei Rose, che ho comprato 2 anni fa. E ho un dubbio su questo blush perché per i primi 3 mesi lo utilizzavo, dopo l'ho accantonato perché l'ho lasciato per caso in un'altra casa. E purtroppo adesso quando lo annuso sembra che ha un odore un pochino strano che prima non aveva. Non è che puzza, eccetera, non sa di trucchi mandati a male, non sa di, non so, Play-Doh, eccetera, però comunque è comparso questo odore che prima non c'era. E consigliatemi se decluterarlo o continuare a usarlo perché comunque è in questo stato e è facile da finire, penso. Cioè, se mi metto lì a utilizzarlo tutti i giorni, penso che anche questo in 2-3 mesi finirà. Però ditemi voi nei commenti, magari consigliatemi. Se avete mai finito questi blush garden, magari ditemi voi se anche voi avete notato questo odorino un pochino che compariva verso la fine. Quindi, finendo 4 prodotti e avendo progressi su altri due,
considero questo progetto un successo grandissimo. Perché ho tolto dalla mia, diciamo, dal mio inventario tre prodotti e altri due stanno per togliersi dall'inventario, quindi è qualcosa che mi scalda il cuore. Vi consiglio di farlo l'anno prossimo se lo rifaranno. Io sicuramente parteciperò. Grazie dell'attenzione e ciao ciao.